54 precedenti nella storia al Ferraris fra i blu cerchiati e la Fiorentina, 25 vittorie dei padroni di casa, 19 pareggi e 10 successi viola nel bilancio. L'ultimo, il 21 dicembre 2008, a decidere un gran destro rasoterra di Montolivo da fuori area che nel primo tempo si insaccava nell'angolino alla sinistra di Castellazzi. Le prodezze di Frey negarono il pareggio ai blu cerchiati. Il 22 ottobre 95 finisce 2-1 per la Samp. Apre Pippo Magnero al 20° sugli sviluppi di un cross di Pesaresi toccato da Carambò. Replica Rui Costa spiazzando Pagotto su calcio di rigore al 9° della ripresa. La rete decisiva è di Fausto Salsano, pronto a ribattere in gol sulla corta respinta di Toldo, dopo la spingardata di Mihajlovic su calcio di punizione. Il 26 aprile 98 vince ancora la Samp, questa volta per 2-0. Segna un gol per tempo Vincenzo Montella, battendo Toldo con due sinistri chirurgici per prontezza e precisione. Nella Fiorentina di Malesani, fra gli altri Falcone, Bettarini e il tandem offensivo Battistuta Oliveira. La Samp di Bosco vince però nettamente e continua a coltivare speranze UEFA. Il 5 febbraio 2005 l'anticipo contro la squadra di Dino Zoff dura in pratica 9 minuti. Il tempo necessario all'arbitro Dondarini di espellere due giocatori della Fiorentina, prima Božinov e poi Dellicarri, si meritano il cartellino rosso. I toscani restano in doppia inferiorità numerica e i blu cerchiati di Novellino, senza premere eccessivamente il piede sull'acceleratore, segnano 3 reti. Apre Flachi, deviando una conclusione di Rossini. Raddoppia Tonetto con un sinistro che passa sotto le gambe a Lupatelli. E chiude i conti Diana, raccogliendo un assist di Andrea Gasbarroni. Il 18 gennaio 2006, con un grandissimo primo tempo, la Samp distrugge la Fiorentina. Spettacolare rovesciata di Angelo Palombo. Momentaneo pareggio di Luca Toni con un colpo di testa sotto la sud. Poi la grandissima conclusione della distanza di Max Tonetto che vale il 2-1. Chiude Francesco Flachi ancora sotto la nord, correggendo da pochi passi un precedente colpo di testa di Fabio Bazzani. Cassano Show nel bene e nel male il 16 dicembre 2007. La Samp passa al 18° grazie a Daniele Gastaldello che raccoglie una respinta del portiere su tentativo di Cassano. Pareggia a fine primo tempo Mutu, anticipando difensori e portiere sul filo del fuorigioco. Cassano protesta, l'arbitro lo ammonisce e il barese è colto da una crisi di nervi perché l'ammonizione gli farà saltare la trasferta contro la Roma all'Olimpico. Nella ripresa vantaggio viola con Donadel, l'ex di turno realizza una splendida rete con una spettacolare conclusione dalla distanza. Nel finale Cassano rimette però in sesto la sua giornata, impattando di testa su cross di Cristian Maggio e fissando il 2-2. Tornando indietro di un decennio si arriva al 1 giugno 97, è l'ultima di campionato al Ferraris. In un campo semi impraticabile per la pioggia finisce 1-1, in gol Montella su assist di Carambò e Robbiati che raccoglie una respinta di Ferron, miracoloso sul precedente colpo di testa di Battistuta. La Samp va in Europa, ma la giornata sarà ricordata come quella dei grandi addii. È l'ultima di Mister Eriksson e di Roberto Mancini, che con un giro di campo da brividi saluta commosso i tifosi dopo 16 indimenticabili anni. Saluta anche Gianni Invernizzi, che subentrando nella ripresa a Franceschetti, disputa l'ultimo spezzone di match della sua carriera, prima di appendere le scarpe al chiodo.